Prima amichevole stagionale per il Gelacalcio in ritiro dal lunedì scorso a Zafferana Etnea. La compagine biancazzurra venerdì affronterà il team del Football Sicily, una rappresentativa composta da giovani in cerca di una squadra. Sarà l'occasione per il tecnico Dodò Bruculeri di vedere all'opera in una partita vera e propria la sua creatura che, come già detto dai vertici della società, punta ad un campionato d'élite in Serie D. Sicuramente è una persona molto ambiziosa, chiaro che non lo scopro io, no? Però è giusto fare i conti con il campo, cercando di essere una buona squadra e dando soddisfazione soprattutto ai tifosi, insomma. Sono tifosi passionali che meritano anche di grande soddisfazione per come trascinano la squadra e per il calore che dà. Intanto non è escluso che giorni possa essere ufficializzato l'acquisto del centrocampista Francesco Evola, che si sta allenando con il Gela. È un giocatore che scopro io, è un giocatore che già, insomma, la sua storia calcistica parla chiaro, per cui io sto cercando in tutti i modi di poterlo mettere, diciamo, fisicamente a posto. Io sono convinto che nel momento in cui ci supererà questo gap, insomma, iniziale di una fatica non indifferente, sicuramente sarà un giocatore che può fare la differenza. Tra qualche giorno scatterà la campagna abbonamenti e da tifosi si aspettano segnali incoraggianti. Da 2 anni che sono a Gela, per cui ormai conosco il pubblico gelese. Il pubblico gelese vuole interpretare sempre la parte del protagonista. Cioè, nel momento in cui si viene a creare un entusiasmo, per loro è qualcosa di importante. Invece se l'argomento rimane piatto, non è un lavoro, non dà tanta adrenalina, per cui bisogna dare grande motivazione per venire allo stadio.